Facciamo partire qua. Sì, Tiziana, siamo a Valmontone in quello che è un hub vaccinale dell'ASL Roma 5, dove sarebbe dovuto essere qui oggi l'assessore Alessio D'Amato, perché doveva essere inaugurato, ma non è successo perché qui si somministra Johnson & Johnson e quindi si attende la decisione di EMA su questo vaccino che arriverà domani. In compenso potremo mostrarvi comunque oggi un po' il funzionamento, perché è in corso una simulazione per testare, insomma, l'efficienza di questo che dovrebbe essere un hub dove verranno somministrati molti vaccini. Sono in compagnia del direttore dell'ASL 5, Santono Citto. Qual è la particolarità dell'hub di Valmontone? È un drive-in, come vedete la modalità che abbiamo scelto è quella del drive-in. L'idea forte attorno a cui ruota sono le isole vaccinali, sono queste strutture che vedete, sono delle strutture dove entreranno 4 macchine, ora inizierà l'esercitazione, in realtà le stiamo facendo negli ultimi giorni. Ogni isola vaccinale ospiterà 4 macchine in contemporanea, le isole sono 7, quindi partiremo circa all'inizio con 26 macchine in contemporanea. Il tempo medio di percorrenza, lo vedrete, saranno 22 minuti in totale al momento in cui gli utenti entreranno, poi ci sono 15 minuti di osservazione in un'area che è posta alle spalle, sì, di attesa, dove saranno 15 minuti dopo l'episodio vaccinale. Quindi il tutto si svolgerà in circa 22 minuti e questo consente di fare grandi numeri, ovviamente. La struttura è tarata aprendo fino alle ore 24, quando ci saranno i vaccini a disposizione, ecco, appunto, potrà fare fino oltre 2500 somministrazioni, no? Al giorno. Perché è tutto bello, a me sembra di vedere una specie di pista pronta per le Ferrari e poi ci manca la benzina. Cioè, quando lei ha saputo che Johnson & Johnson era bloccato, per esempio, cosa ha pensato, visto che lì mi sa che dovete vaccinare con Johnson & Johnson, giusto? Qui si vaccinerà con Johnson & Johnson, che ha la caratteristica di essere un monodose e quindi consentirà di fare grandi volumi di vaccinazioni. Stiamo aspettando l'ok delle autorità sanitarie, nel frattempo la struttura, come vedete, a pieno regime, si stanno continuando a fare esercitazioni, si susseguono in questi giorni, la struttura è completamente pronta, quindi noi siamo pronti e siamo confidenti del fatto che nelle prossime ore arriverà l'ok e potremo finalmente partire. Confidate, ovviamente confidiamo anche noi. Assessore D'Amato, arrivo da lei e faccio anche a lei la stessa domanda, no?